Buongiornissimo raga, allora oggi è l'ultimo giorno in cui staremo qui a Formentera. Abbiamo fatto una super vacanzina il primo giorno a Ibiza e poi siamo venuti appunto qui. Domani mattina abbiamo l'aereo. Franci in realtà se ne andrà stasera perché ha l'ansia di perdere l'aereo, perché effettivamente siamo un pochino tirati a livello di tempi. Io e Giulia proviamo a prendere comunque l'aereo anche se non arriviamo molto prima della Ce la partenza. Sì, no, faremo! ce la faremo. C'è Francesca che sta continuando a tirarceli. Comunque adesso vi faccio un mini room tour. In realtà ve l'ho già fatto su TikTok, però ve lo faccio vedere anche qui su Ho un po' Instagram. paura Sì, della sono nostra stanza, adesso YouTube. fa schifo. Sì, fa Ciao schifo, ragazzi. però voi dovete vedere un po' la struttura. In generale il resort mi piace tantissimo. Adesso vi faccio vedere la vista che abbiamo dalla camera. Il nostro balconcino dà sul giardino, che è tutto pieno di palme. Laggiù c'è la piscina e poi dietro c'è il mare. Mentre per quanto riguarda appunto la nostra stanza, è un casino, raga. Sì, è letteralmente un casino, però è molto grande. Abbiamo un letto matrimoniale e un letto invece più piccino. Questo specchio, comunque, raga, è impressionante perché i muri gialli mi perseguitano. Io ho appena dato il bianco, non ne volevo più sapere di muri gialli, proprio zero, e ce l'ho qua dietro. Proseguendo invece sulla destra abbiamo il bagno, qui troviamo Yolanda, bellissima. E niente, è abbastanza carino a parte questa tenda. Vabbè, però insomma, a parte i muri gialli direi che è approvata. Invece per farvi avere un overview più generale del resort, a sinistra della nostra camera c'è anche questo campo di beach volley. Qui appunto c'è la piscina che vi facevo vedere prima, che in realtà non è ancora aperto perché apre alle 11:30. E di fianco c'è un bar da cui c'è una vista veramente meravigliosa sul mare. Anche quello però non è ancora aperto, quindi saliamo sulla terrazza del bar, che è super carina, ha un sacco di tavolini, di lettini così di legno. E guardate un po', Madonna raga, qualcosa di pazzesco. Tra l'altro noi laggiù l'altra sera abbiamo visto anche dei delfini. Abbiamo preso un taxi, adesso stiamo andando in una caletta, come si chiama raga? Las Siletes. Sesilletes. È il terzo giorno che tutte le volte che arriviamo in una caletta, in una spiaggia, io dico che siamo arrivati in paradiso, perché cioè, ditemi se questo non è il paradiso terrestre. È bellissimo qui! Abbiamo posizionato i teli da mare, abbiamo scoperto che il mio è tipo enorme, All'ultimo enorme, giorno. all'ultimo giorno ovviamente, quindi li abbiamo aperti tutti, abbiamo fatto questa piattaforma di teli meravigliosa. Ovviamente siamo di fianco al mare ed ecco qui il mare di Formentera, è una piscina, letteralmente. Sono le 2:30, ma in generale da quando siamo arrivati qui mangiamo sempre tardissimo e siamo venuti in Va questo bene, Babi. baretto Niente. super figo per mangiare. È l'unico in realtà ad essere vicino alla spiaggia, quindi siamo obbligati ad essere qui. Tra l'altro abbiamo pagato due bottigliette d'acqua, tipo boh, 4 euro l'una, da pazzi. Come avevo immaginato, i prezzi sono un po' altini. Sì, decisamente altini. Però vabbè, questo è l'unico posto in cui mangiare, quindi ci faremo andare bene. Franci, cosa ne pensi? Io prendo gamberi avocado, 34 euro. Potremmo anche digiunare. No. Aspettare la cena. È arrivato il cibo, io e Yola abbiamo preso due poke. 30 euro l'una, speriamo che sia buona. Caesar salad per Julie. E patate da 15 euro. Sanno di Franci. terra. Sanno di terra? Franci non avevo tanto Fantastico. convinta. E Franci cosa ha preso? Gamberi Gamberi avocado. avocado. Vai, assaggia, facci sapere. Buono. Gamberi avocado. Normale, sì, niente di che. Abbiamo preso anche il caffè, non so con quale coraggio, 3.200. io ho chiesto con un po' di Infatti, latte, non mi hanno portato il per come sono cappuccino, quindi sì. direi che già va bene. Assaggiamo. Si dovresti già fermare la ora Buono, per più raga. avanti. È arrivato il conto. Ho molta paura. Quanto abbiamo speso secondo voi? Allora, secondo me 50 euro a testa. Ok. Giulia? Io dico 56. Carlotta? Io dico 60, raga. Minchia. Ma tu non lo fai. Io l'ho visto, ragazzi, ma vi posso dire che nessuno delle due, cioè, delle tre ci ha azzeccato minimamente. Cioè? Di più o di meno? Di meno. Vedi, 40. No, vabbè, non ci Non so credo. fare il calcolo. 40, 80, 160. No, Quanto di più abbiamo ce l'hanno speso? regalata. 193. Abbiamo 43 euro a testa. 43. Non è Non vero, mamma, secondo te? Amo 48. 48. 48. Dove c'eri? Tu Ci eri. sta, Quindi raga. paghi tu. 48. Grazie. Grazie mille, grazie. Lo faccio con buona, grazie. Sono tornata in spiaggia, ma fa freddissimo. Io e Franci abbiamo messo una scena comunque aperta per farvi capire. Il mio libro è stato mangiato da un gabbiano. Ci rendiamo conto? Vabbè, almeno ha mangiato solo la copertina. E ora registriamo un video e poi andiamo perché il tempo fa schifo. Sì, fa freddino, raga. È un bel venticello. Ciao Carlotta, Carlotta. Per questo video mentre editerai i tuoi video per il vlog, sì. volevamo dirti che ti vogliamo bene, sei una cucciolotta. Io Rima so con Carlotta.
la cattiveria, lo sapevo io. Ciao. Però ci sono io, che ti voglio bene, sono carina. Ciao. Anche io con te. Ciao. Ragazzi, io non vi ho più aggiornati perché la macchinetta scarica, ma siamo qui con Giulia. Dopo aver fatto aperitivo siamo tornate all'hotel e cioè, questa è la vista. Questo è il tramonto. Io giuro, non ho parole per descrivere questa bellezza. Cosa dice? Giulia magari riesce a dire qualcosa di più sensato. Si può piangere per un tramonto, è normale. È veramente emozionante. Adesso andiamo a mangiare con questo meraviglioso tramonto. Cena finita, adesso si deve mettere tutto quanto a posto. No, gente, non ce la posso fare. Questo è il casino di tutta la mia roba. In realtà Giulia è molto più ordinata e non so quanto ci metterò sinceramente a mettere tutto a posto. Magicamente qui è stato tutto messo a posto anche in maniera abbastanza celere, vero Giù? Sì, abbiamo fatto un ottimo lavoro, siamo state veramente bravissime. Domani mattina la sveglia è tipo alle 5:30, quindi penso che adesso andremo a dormire e niente, sono molto sad perché vorrei che questa vacanza continuasse, però mi sono divertita molto. Ciao!